Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, il profeta Ezechiele, nella prima lettura di oggi, vide dell'acqua che scendeva dal lato destro del tempio. Quest'acqua divenne un fiume da non potersi attraversare, alle cui sponde cresceva una grande quantità di alberi che davano frutti abbondanti. Dovunque arrivava quel fiume nasceva la vita e sboccando in mare ne risanava le acque. Quell'acqua che sgorga dal lato destro del Tempio è la grazia che sgorga dal costato trafitto di Cristo. Il vero Tempio è proprio il corpo di Cristo crocifisso sull'altare della croce. Da quella ferita del costato è scaturita la fonte della salvezza che ha inondato il mondo intero risanandolo. Il sangue e l'acqua sgorgati dal costato trafitto di Cristo simboleggiano i sacramenti della Chiesa. Irrorati dall'acqua di quella grazia, anche noi saremo come alberi piantato lungo un fiume e daremo frutti molto abbondanti. Quest'acqua purificatrice ci arriva a noi attraverso il sacramento del battesimo e quello della riconciliazione. Gesù, come al malato che era alla piscina di Bezzata, si rivolge anche a noi e ci guarisce interiormente ogni volta che pentiti riceviamo l'assoluzione sacramentale, ogni volta che confessiamo i nostri peccati. Il peccato è il male più grande che ci possa essere e Gesù è l'unico medico che ci possa guarire. Con l'aiuto della sua grazia cerchiamo di non ricadere più nella palude dei nostri peccati, la ricaduta è sempre più rovinosa nelle sue conseguenze. Infatti, in questo brano del Vangelo c'è un passaggio di non facile comprensione. Quando Gesù domanda al paralitico se voleva guarire, questi risponde Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita, mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me. Era una piscina miracolosa. Quando le acque di questa piscina si agitavano, il primo malato che vi si immergeva guariva. Diversi padri della Chiesa hanno visto in questa piscina l'immagine del fonte battesimale. Il battesimo libera dal peccato originale e da tutti i peccati personali commessi fino a quel momento. E il peccato è il più grande male che ci colpisce. Tutti gli altri mali dipendono in qualche modo dal peccato. E c'è una frase che fa molto riflettere. Gesù dice al paralitico guarito, ecco sei guarito, non peccare più perché non ti accada qualcosa di peggio. Da questa frase si comprende che i mali che ci affliggono sono conseguenza del peccato e a volte sono conseguenza dei nostri peccati. È una frase molto severa. Gesù dice al paralitico di non peccare più, altrimenti gli sarebbe capitato qualcosa di peggio. Questo modo di ragionare va contro la mentalità ormai instaurata. Dio ci ama. E per questo ci vuole correggere, dice la lettera agli ebrei, Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non ti perdere d'animo quando sei ripreso da Lui, perché il Signore corregge colui che Gli ama e sferza chiunque riconosce come figlio. È per la vostra correzione che voi soffrite. Dio vi tratta come figli. E qual è il figlio che non è corretto dal Padre? Accettiamo dunque la correzione del Signore e facciamo nostro il proposito del giovane San Domenico Savio e di tutti i santi, la morte, ma non il peccato. Con ciò non si vuol dire che chi soffre ha peccato e quella sua sofferenza è conseguenza certa del suo peccato. A volte è così come nel caso del paralitico di oggi, tante volte invece chi è nel dolore soffre a causa del peccato che c'è nel mondo. Pensiamo a certi santi che hanno avuto questo dono di soffrire per la conversione dei peccatori. Non è certamente il nostro caso. Quando soffriamo dobbiamo pensare che soffriamo innanzitutto per i nostri peccati. Comunque la sofferenza quando è meritata a causa dei nostri peccati, se accolta con fede e amore diventa preziosa anche per la conversione dei poveri peccatori. Diversi anni fa mi trovai all'estero e conobbi un'anziana signora la quale mi raccontò questa storia. Aveva un figlio che da poco si era convertito. In precedenza quel giovane era stato un delinquente, un violento, e rubava di continuo. La mamma cercava di richiamarlo, di condurlo alla fede, ma inutilmente. A un certo punto, dopo diversi anni di questa vita dissoluta, il giovane disse alla madre Se Dio veramente esiste e se Dio veramente mi ama, come tu dici, certamente mi punirà. Perché un padre corregge sempre un figlio che sbaglia. Passarono pochi giorni, e dopo l'ennesimo furto il giovane fu arrestato. In quel paese le carceri sono molto dure, e in mezzo a tanta sofferenza il giovane si convertì e divenne un apostolo per tanti compagni di prigionia, distribuendo loro rosari e le medagline che la mamma gli portava accettò con rassegnazione la sofferenza di quella dura prigionia in riparazione dei suoi numerosi e gravi peccati. Dio amava davvero quel giovane e proprio perché lo amava permise quella sofferenza per convertirlo e salvarlo. Da questo episodio possiamo capire come la più grande sventura che ci possa capitare e quella di non essere corretti da Dio. E ora, cari fratelli e sorelle, termino con la benedizione. Per la mediazione di Maria Santissima e di San Giuseppe, vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente, vi liberi da ogni male, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù e Maria.